30 anni fa la strage di Capaci che sconvolse Palermo, oggi una manifestazione al Foro Italico per ricordare Giovanni Falcone e tutte le vittime di mafia. Questo è un giorno che ha cambiato la storia del nostro paese, è un giorno che segna per l'Italia un cambio di passo e di rotta. A Palermo il presidente della Camera. Più di 1000 ragazzi da tutta Italia con i loro lenzuoli presenti al Foro Italico di Palermo. Chi era per loro Giovanni Falcone? Estorsione e mafia, 4 arresti nel catanese. L'ergastolano Giovanni Rapisarda impartiva dal carcere gli ordini attraverso i suoi figli e la moglie. Dopo la qualificazione alle semifinali per la promozione in Serie B, il Palermo si prepara per la trasferta contro la Ferrarpisalò. Benvenuti alla prima edizione del TG Media News di lunedì 23 maggio. Abbiamo sentito i titoli, 30 anni fa la strage di Capaci che sconvolse Palermo. Oggi una manifestazione al Foro Italico per ricordare Giovanni Falcone e tutte le vittime di mafia. Palermo non dimentica, sono passati 30 anni dal 23 maggio 1992, dove persero la vita a Capaci il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e alcuni agenti della loro scorta. Oggi la manifestazione clou organizzata dalla Fondazione Falcone al Foro Italico di Palermo, dove è stato presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le istituzioni e oltre 1000 studenti provenienti da tutta Italia. Il silenzio assordante dopo l'inaudito boato rappresenta in maniera efficace il disorientamento che provò il Paese di fronte a quell'agguato senza precedenti, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Del tutto al contrario di quanto avevano immaginato gli autori del vile attentato, allo smarrimento iniziale seguì l'immediata reazione delle istituzioni democratiche. A quella ferocia la nostra democrazia si oppose con la forza degli strumenti dello Stato di diritto. Altrettanto significativa fu la risposta della società civile, che rifiutò di subire quella umiliazione e incoraggiò il lavoro degli investigatori, contribuendo alla stagione del rinnovamento. Vorrei ringraziare in particolare Maria Falcone, che con la fondazione che presiede si adopera affinché la memoria di Giovanni Falcone e del suo sacrificio non sollecitino soltanto un ricordo, ma contribuiscano ad alimentare l'impegno per l'affermazione dello Stato di diritto. È dedicata a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino, a Francesca, ai ragazzi della scorta, ma è per la città di Palermo, per una città che sembrava inginocchiata, ferita, delusa, ma che ha saputo rialzarsi. Sicuramente non abbiamo ancora vinto, sicuramente non tutta la società nostra è risanata, ma già ci stiamo avviando e continuando nel suo ricordo, nella memoria di quanti abbiamo pianto, io credo che ce la potremo fare. Cosa si aspetta per la nostra città, visto oltre 1000 studenti che stanno partecipando da tutta Italia? L'Italia non dimentica. Che non sia il boom della rinascita, ma che passo dopo passo possiamo andare avanti. Da allora nulla è più come prima, adesso non bisogna sentirsi troppo ottimisti, per carità, però sicuramente moltissime cose sono cambiate. Ciò non toglie che c'è un percorso ancora lungo da fare, ma la strada è iniziata, mentre prima era tutto fermo. Che cosa ricorda del 23 maggio del 92? Dove si trovava? Io ero a Roma, fui avvertito per telefono da mio figlio: papà, accendi la televisione perché è venuto fuori un trafiletto, è successa qualche cosa a Giovanni. Poi mi sono precipitato a Palermo, naturalmente, e sono arrivato, mi hanno portato nella camera mortuaria e devo dire che con molta delicatezza sono usciti tutti e ci hanno lasciati soli. Giovanni non è morto per l'esplosivo, è morto per l'onda d'urto, quindi sembrava che dormisse veramente, come si dice in queste case, aveva solo una piccola ferita e a me mi è venuto il sentivo, non so perché, stargli vicino e prendergli le mani. Quelle mani me le sento ancora qui.
Questo è un giorno che ha cambiato la storia del nostro paese. È un giorno che segna per l'Italia un cambio di passo e di rotta. È un giorno di sofferenza collettiva e personale. Credo che le vie di ognuno di noi da quel giorno siano un po' cambiate. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, al suo arrivo al Foro Italico di Palermo per la cerimonia nel trentennale della strage di Capaci. Sentiamo. Questo è un giorno che ha cambiato la storia del nostro paese, è un giorno che segna per la nostra Italia un cambio di passo, un cambio di rotta, è un giorno dove c'è una sofferenza collettiva ma anche personale. Credo che le vite di ognuno di noi in qualche modo quel giorno, questo giorno, siano cambiate e quindi oggi si rinnova l'impegno di quel cambiamento che dobbiamo trasferire sempre anche alle nuove generazioni. Noi dobbiamo arrivare a trovare tutta la verità, sempre, perché la verità significa giustizia, la giustizia significa conoscenza, consapevolezza di quello che siamo sempre. Cosa ti importare? Perché come la parola bisogna mettere nel cuore. E guardi, abbiamo più di 1000 ragazzi che da tutta Italia sono venuti, abbiamo più di 1400 lezioni fatte da tutte le scuole d'Italia che ricordano quello che è la pedagogia della legalità. Il modo principale per sconfiggere la mafia è portare qui i ragazzi e farli studiare, fai avere loro le parole di libertà contro la mafia. E quindi è importante, perché non si vince una battaglia una volta per tutte, bisogna vincere tutti i giorni. Tanto è stato fatto. Noi pensiamo che l'insegnamento di Falcone e di Borsellino, l'insegnamento fatto di forza, determinazione, coraggio nell'affrontare tutte le situazioni difficili, stanno avendo i loro risultati. E sconfiggere la mafia non è mai semplice, però anche la scossa che ha avuto la società civile, secondo me, ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella coscienza di tutti. Alle celebrazioni per la strage di Capaci anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il presidente della regione, Nello Musumeci. La mafia, la città ha reagito dopo il 92 con i lenzuoli bianchi, ha reagito con la catena umana, ha reagito con Giovanni Paolo II che ha condannato la mafia, dopo l'uccisione di Don Pino Puglisi nelle elezioni del novembre del 1993 ha eletto la nuova amministrazione, presidente del Consiglio Comunale di Palermo, Antonino Caponnetto, il leader del pool antimafia, a conferma che Palermo non era più governata dalla mafia. In questi anni abbiamo coltivato i diritti, il diritto alla vita, il diritto all'accoglienza, il diritto ad essere diversi. Oggi siamo in un momento particolarmente importante, dobbiamo evitare che possa corrersi il rischio con le prossime elezioni che Palermo torni a essere governata dalla mafia. Per fortuna la strage di Via D'Amelio e prima ancora quella di Capaci ha segnato una svolta, perché ha spiegato ai siciliani che combattere la mafia non è solo un problema dei magistrati o delle forze dell'ordine, ma è un problema di ciascuno di noi, ognuno nel proprio campo. E da allora la Sicilia è cambiata, anche se naturalmente ancora non abbiamo vinto. Io mi occupo della buona politica, mi occupo di capire che cosa è accaduto nel 92, quante opacità, quante connivenze interne allo Stato e quanta ipocrisia ancora oggi si ripercuote in alcune ricorrenze. Bisogna essere chiari, Falcone e Borsellino sono stati colpiti dalla mafia, sono diventati facile bersaglio perché lasciati soli da pezzi dello Stato. Al Foro Italico di Palermo per la commemorazione dei 30 anni della strage di Capaci anche PIF. 30 anni dalla strage di Capaci, Palermo non può dimenticare. Oggi sono arrivati qua anche oltre 1000 studenti da tutta Italia e tu sei un punto di riferimento per le nuove generazioni. Abbiamo a che fare con bambini, con gli esseri viventi nati molti anni dopo, quindi la nostra responsabilità è continuare a raccontarlo in maniera adeguata. Io è da un po' che professo questo fatto di raccontare non soltanto la parte finale della vita di queste persone, perché
ma raccontare la nostra vita è migliorata non solo per la morte, ma soprattutto per il lavoro che hanno fatto, e quindi il miglioramento ci ha portato gioia, e quindi dobbiamo trasmettere questa gioia soprattutto alle nuove generazioni. Quindi non soltanto piangere, che il pianto va bene, credo nel valore del pianto e la forza del pianto, ma anche la gioia che ci ha portato, che ci hanno portato loro nella nostra vita, e questa cosa la dobbiamo trasmettere anche loro, alle nuove generazioni. Quindi credi che ci sia stato un cambiamento? Palermo è cambiato? È un dato di fatto, non è una questione di essere ottimista o non ottimista. Si gira a Palermo senza passare dalla famiglia X mafiosa, si gira un film a Palermo, poi aprire un negozio, nessun negozio di Dio Pizzo ha avuto ritorsioni, anzi intercettazioni di mafiosi dicono non andare al negozio di Dio Pizzo perché di Dio Pizzo. Negare il cambiamento è veramente non si può, che c'è ancora tantissimo da fare, sì, però il cambiamento c'è stato, questo cambiamento e l'abbiamo avuto grazie a persone che avevano un sogno, erano visionari, perché dire io sconfiggerò la mafia negli anni 70, io combatto la mafia negli anni 70, negli anni 80 era da folli, però grazie a questa follia noi abbiamo avuto un cambiamento e la nostra vita è migliorata. Queste persone sono morte perché erano circondate da persone che non avevano quella follia, non avevano quel sogno e soprattutto spesso andavano contro quel sogno. Questo è un insegnamento che va al di là della lotta alla mafia e che secondo me va trasmesso. La lotta a me personalmente, la lotta contro la mafia è un insegnamento che io applico anche in altri ambiti della mia vita, perché è una forma di resistenza meravigliosa. Sognare una cosa che tutti danno per una cosa impossibile da realizzare, siamo qua e appunto un bambino di 5 anni vive a Palermo molto meglio di come vivevo io a 5 anni. Quella cosa a me ha segnato, poi non è che tutti i miei coetanei di Palermo sono stati segnati come me, però probabilmente se hai un'indole di in quel modo e vivi quello che hai vissuto, ti segna decisamente. Più di 1000 ragazzi da tutta Italia con i loro lenzuoli presenti al Foro Italico di Palermo, vediamo chi era per loro Giovanni Falcone. Un eroe. Un grande eroe è stato. Beh, Giovanni Falcone dobbiamo ricordarcelo come un esempio, come qualcosa, come un uomo, un grand'uomo da seguire sicuramente. Era un uomo che aveva molto coraggio, che ha abbandonato la sua vita privata per dedicarsi al lavoro che tanto amava. È realmente un uomo che io ispiro a diventare come lui, vorrei diventare un magistrato come lui e l'ho come punto di riferimento. Certo, la mafia tutt'oggi purtroppo è ancora presente, non solo a Palermo ma in tutte le parti d'Italia, e noi giovani dobbiamo laurearci, dobbiamo studiare anche per sconfiggerla e non dobbiamo sottostare o stare zitti. Sì, assolutamente sì, la legalità è la base della nostra formazione in primis, soprattutto perché la mafia purtroppo fa parte del nostro tessuto sociale, inevitabile. Quindi sì, la legalità è la base di tutto e spero lo sia anche per tutti gli altri ragazzi italiani che frequentano la scuola e anche lì insegnino questo. Una persona di esempio per tutti, soprattutto per noi giovani, perché anche se non l'abbiamo conosciuto rimane comunque nei nostri cuori. Tu aspiri a diventare insomma un uomo come Giovanni Falcone? Certo, ma comunque io come tutti i miei compagni e i giovani di questa Italia comunque dobbiamo prendere il suo esempio per andare contro la mafia. Allora, noi abbiamo scritto il filo che non si spezza, perché questo filo che hanno creato questi due giudici sacrificando la loro vita, che è un filo della legalità che non si deve spezzare per continuare a lottare questa mafia che continua a uccidere imperterrita. In un modo sbagliato, in un modo burbero, senza rancore, ammazzando bambini, anziani, senza pudore, veramente. E per questo è il filo che non si spezza, perché grazie a loro noi inizieremo a lottare e quindi a battere questo polpo. Un esempio di vita quotidiana, noi scout cerchiamo di mettere in pratica quello che lui ha già iniziato, cercando di esserci nel piccolo, per quello che possiamo, da giovani, da donne e da uomini. Le professoresse, le maestre, cosa vi hanno detto in questi anni? Le maestre e le professoresse hanno cercato di sensibilizzarci alla tematica, ma alla mia età, che ho 23 anni, bisogna esserci nel concreto, quindi mettendoci la faccia, mettendoci la presenza viva.
Estorsione e mafia, 4 arresti nel catanese. L'ergastolano Giovanni Rappisarda, pregiudicato, appartenente alla famiglia Santa Paola Ercolano, è detenuto all'ergastolo per l'omicidio dell'imprenditore catanese Scaringi, commesso nel 1993, impartiva dal carcere gli ordini attraverso i suoi figli e la moglie. Vediamo il servizio. Su delega della Procura distrettuale, i carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Etneo nei confronti di 4 soggetti gravemente indiziati del reato di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso. L'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania e condotta dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Paternò da febbraio a maggio di quest'anno, ha consentito di accertare una estorsione aggravata mediante intimidazioni e minacce derivanti dall'appartenenza al clan mafioso di Rappisarda Giovanni, esponente della famiglia Santa Paola Ercolano di Catania, attualmente detenuto all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1993 di un noto imprenditore catanese. Il Rappisarda, sebbene detenuto, durante i colloqui impartiva disposizioni ai suoi familiari, in particolare alla moglie e ai figli, redigendo egli stesso in un'occasione una lettera dai toni intimidatori indirizzata alla vittima, alla quale è stata richiesta nel corso degli anni, in particolare dal 2012 ad oggi, la cifra complessiva di 1.700.000 euro. E cambiamo argomento. 58 datori di lavoro denunciati, 102 multe, 16 attività imprenditoriali sospese, sanzioni per oltre 300.000 euro e 600.000 euro di contributi previdenziali ed assistenziali recuperati. Il bilancio del 2022 dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania. Sentiamo. 58 datori di lavoro denunciati, 102 multe per 171.435 euro, 16 attività imprenditoriali sospese per gravi irregolarità ed ancora sanzioni amministrative per oltre 329.000 euro e 600.000 euro di contributi previdenziali ed assistenziali recuperati. Sono alcune delle cifre del bilancio e dell'attività del 2022 dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania nel contrasto alle irregolarità sui luoghi di lavoro. Secondo quanto accertato, i settori lavorativi maggiormente carenti sotto il profilo della tutela giuslavoristica e sicurezza sui luoghi di lavoro risultano quelli dell'edilizia, dei centri socioassistenziali e delle imprese agricole. I militari hanno controllato 69 ditte, 58 delle quali sono risultate irregolari. Su 337 lavoratori controllati, 43 erano in nero, mentre altri 70 sono risultati irregolari. 47 dei 58 datori di lavoro denunciati devono rispondere di violazioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, 2 di sfruttamento di lavoratori extracomunitari, 2 di estorsioni per 9.750 euro, 3 di aver omesso ritenute previdenziali per oltre 320.000 euro. Altri 2 sono stati denunciati per lesioni colpose a seguito di infortuni sul lavoro e 2 per aver installato telecamere di sorveglianza senza autorizzazione. Altre 7 persone sono state denunciate durante i controlli disposti dalla prefettura per indebita percezione del reddito di cittadinanza e su fenomeni di caporalato nei settori dell'agricoltura e della logistica che hanno portato anche all'arresto di un datore di lavoro per sfruttamento di lavoratori. Messina, bandiere blu solo in provincia, le difficoltà della stagione. Vediamo il servizio. Si è generato un effetto volano. L'esempio più vicino a noi, anche forse più robusto dal punto di vista economico, è quello ovviamente della costiera ionica, dove negli ultimi anni attorno ai comuni di Santa Teresa, di Savoca, adesso Furci, insomma, si è registrato un notevole aumento delle presenze stagionali. La realtà si scontra con una montagna di problemi, non so fino a che punto risolvibili. Come veniva detto, l'assegnazione della bandiera blu non dipende soltanto dalla
qualità, dalla pulizia delle acque, ma anche dai servizi che vengono fatti a terra. E non soltanto quello che citava lei, ma per esempio anche i servizi di salvamento, di sicurezza per i bagnanti. Ora il comune di Messina ha 48 km di costa, non so quanti comuni in Italia hanno una tale superficie da gestire, quelli dati in concessione ai privati sono soltanto una percentuale molto ridotta. Sarebbe il comune a doversi fare carico del servizio di salvamento nella spiaggia libera, significherebbe gestire centinaia di assistenti bagnanti, ma questo è soltanto uno un fattore di criticità. Se pensiamo che la città metropolitana di Messina, a me non risulta, abbia attivato neanche un progetto l'impiego di assistenti bagnanti, nonostante vi siano per esempio dei finanziamenti regionali. Ma gli imprenditori hanno grande voglia di ricominciare, tenendo i ritmi a cui eravamo abituati negli ultimi anni, salvo la parentesi del Covid ovviamente. Ci sono però due criticità di carattere strutturale. Una è legata a un aspetto normativo, il fatto che le concessioni demaniali siano state prorogate soltanto fino al 2023 chiaramente ha creato un clima di incertezza negli operatori del settore. Questo non aiuta gli investimenti ovviamente, quindi a cascata rischia di far abbassare la qualità dei servizi erogati. L'altra è una questione strutturale ma di carattere territoriale. Messina sta registrando negli ultimi anni un fenomeno di erosione delle coste sempre più pressante, che va a incidere anche sui punti ombra che i nostri stabilimenti riescono ad erogare, ad offrire. Quest'anno rispetto alla stagione precedente avremo un 15% di punti ombra in meno, perché dico, basta fare un giro nella nostra litoranea e soprattutto nella zona tirrenica per vedere di quanto si è ridotta la profondità delle nostre spiagge. E parliamo di sport. Dopo la qualificazione alle semifinali per la promozione in Serie B, il Palermo di Silvio Baldini si prepara per la trasferta contro la Feralpisalò. Cambiano le regole in caso di parità. Negli occhi e nel cuore di tutti c'è ancora la pazza e magica notte di sabato. Al Renzo Barbera il Palermo ha toccato con mano l'eliminazione subendo due reti dalla Virtus Entella. Sono state però due autentiche perle firmate da Soleri e Fella, neoentrati, a mandare ancora una volta in estasi 33.000 spettatori di Viale del Fante. Il sogno continua per la squadra di Baldini, che adesso ha davanti a sé un altro duro scoglio, quello rappresentato dalla sorpresa Feralpisalò. Nelle semifinali dei playoff per la promozione in Serie B, il Palermo sfiderà la squadra rivelazione lombarda, che nei quarti ha messo a segno il colpaccio eliminando la favorita reggiana. E già cresce l'attesa per la gara d'andata, che è in programma a Salò mercoledì sera con fischio d'inizio alle 21. Il ritorno in Sicilia è fissato per domenica alle 20.30. Si tratterà di un altro 29 maggio, data a cui la tifoseria del Palermo è particolarmente legata. Nell'altra semifinale saranno di fronte Catanzaro e Padova. E da mercoledì, quando entra in scena anche il VAR, cambiano le regole per la qualificazione alla finale. Non varrà più il piazzamento in classifica nella regular season, dunque in caso di parità nel doppio scontro tornano eventuali supplementari e rigori. Mercoledì si riparte dunque, il match si giocherà allo stadio Lino Turina di Salò, che ha una capienza di appena 2.360 posti. Per la tifoseria del Palermo, che dall'inizio dei playoff ha seguito in trasferta la squadra con almeno 1.000 presenze a partita, saranno circa 500 i posti riservati nel settore ospiti. Si sono concluse con la vittoria di un'imbarcazione maltese e una calabrese le regate del primo trofeo Isola Scola dello Stagnone di Marsala. Vediamo. Tutte le barche qui hanno una storia più o meno importante e sono le barche che provengono in genere tutte dalla Feluca Araba e poi in ogni parte del Mediterraneo acquisiscono le forme che il maestro d'ascia del posto gli dà, quindi più affusolate, meno affusolate, però l'origine è quella della Feluca Araba. Queste sono le barche che appunto rappresentano il Mediterraneo.
L'altra domanda era dell'AIVL, no? Allora, io sono il rappresentante di classe dell'AIVL, che ho proprio oggi la sezione di Marsala della Lega Navale si arricchisce della sezione di classe con quella bandiera lì che abbiamo estato prima con un cerimoniale, e quindi da oggi è bandiera di classe, sezione di classe. Cosa significa? Che la classe supporta presso le leghe navali tutte le volte che c'è esigenza per regate, situazioni, abbiamo la classe sul posto praticamente, piuttosto che collegarci e avere insomma dei fastidi quindi di collegamento per avere le classifiche, le situazioni, facciamo tutto sul posto. Quindi in ogni posto dove c'è la sezione della classe questo può avvenire facilmente. Allora, esperienza bellissima, luoghi incantevoli, tramonti da sogno. Abbiamo vissuto un weekend veramente particolare qui alla riserva dello Stagnone, ospiti della Lega Navale che ha organizzato questo bellissimo evento. Noi veniamo dallo stretto, stretto lato naturalmente Reggio Calabria, dove questa tradizione esiste da millenni, da sempre si è attraversato lo stretto tra Scilla e Cariddico nelle barche a vela latina. Si tratta di una barca importante, un'imbarcazione che ha come fine portare per mare i ragazzi disabili, un'imbarcazione che ha delle caratteristiche ben particolari, è inaffondabile, non scuffia, quindi è di una tranquillità assoluta. È una imbarcazione che è stata appunto ideata proprio per i ragazzi disabili. La conduzione si fa attraverso un piccolo joystick che è posto di fronte all'atleta stesso, e sia il movimento delle vele, quindi nel navigare, portare le mura a destra o a sinistra, vengono fatte attraverso dei laccetti che sono proprio posti dove il disabile va a sedere. È chiaro che questa imbarcazione bisogna di un avvio, e questo si può fare insieme ad un normodotato, chiaramente capace già di portare di una barca del genere. Si può fare da soli una volta avendo acquisito le capacità di poter portare questo tipo di barca. E quindi ci stiamo indirizzando su questo campo, e anche la Federazione, la Lega Navale Italiana, la Presidenza Nazionale spinge affinché tutte le sezioni abbiano almeno una di queste imbarcazioni per poter davvero aprirci a quello che è il sociale. D'altro canto è una delle diciamo un fondamento della Lega Navale Italiana, quello di agire sul sociale. Si è svolta in Piazza della Regione la giornata dello sport organizzata dall'amministrazione di Villa Abate. Hanno partecipato atleti di tutte le scuole sportive del territorio. Siamo veramente lieti di aver partecipato a questa giornata dello sport che sicuramente servirà a sensibilizzare i ragazzi e tutti quelli che sono lontani dal mondo sportivo ad avvicinarsi allo sport, che sicuramente è convivialità, socializzazione e rispetto delle regole. Sono sicuro che questa giornata servirà da giornata pilota per molti altri eventi. Una bellissima manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Di Chiara e dall'assessore allo sport, con tante associazioni nella piazza di Villa Abate, che è veramente, diciamo così, la facciamo rinascere Villa Abate, specialmente la piazza, con tutti questi bambini, tutte queste persone che seguono questa bellissima manifestazione. Sono veramente contento e orgoglioso di tutto ciò. Noi dell'Associazione Sportiva Gintec siamo impegnati naturalmente a portare la ginnastica in piazza, con tutte le problematiche che ci sono ovviamente per diciamo, l'ambientazione non è adatta, però i bambini stessi comunque hanno collaborato e sono impegnati tantissimo e hanno dimostrato comunque di essere all'altezza della situazione. Noi come associazione quest'anno abbiamo vinto già 8 titoli regionali, abbiamo partecipato ai campionati nazionali di categoria, dove adesso in questo weekend con due ginnasti difenderemo la Sicilia per il titolo nazionale assoluto. Ringrazio naturalmente tutte le famiglie, tutti diciamo, i ginnasti per essere oggi qua venuti qua e nuovamente il comune per questa gran bellissima giornata. L'amministrazione ha voluto fortemente che si organizzasse in Piazza della Regione questa manifestazione
Più che altro perché dopo 2 anni di pandemia, che ha costretto tutte le persone a rimanere purtroppo a casa, abbiamo deciso di frequentare tutti insieme e riconsegnare la piazza ai villabatesi. Io volevo ringraziare tutte le associazioni sportive che hanno aderito a questa manifestazione bellissima e tutti gli sponsor che hanno voluto collaborare. Lo sport, ricordo sempre, che deve unire e non deve assolutissimamente tenere lontano le persone. Lo sport fa bene alla salute, fa bene a tutti. Mi auguro che ci possano essere in futuro tantissime altre bellissime manifestazioni come questa, perché devo dire che è riuscita benissimo, i bambini sono divertiti e quello che vuole l'amministrazione è sempre quello di far divertire i bambini, farli crescere. Dopo il TG, dalle 15, diretta su Tele One dai luoghi della commemorazione per il trentennale della strage di Capaci, dal Foro Italico, dalla caserma Lungaro e dall'albero Falcone di via Notar Bartolo. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Media News.